Mettetevi davanti a un palazzo di 3 piani e guardate verso il tetto. Tra poco vi cadrà addosso il tetto e tutto il palazzo, con la rincorsa, come se avesse le gambe, come se l'intero edificio di slancio vi saltasse sopra a piedi pari. È successo davvero, non era cemento, ma acqua. A fermare quel crollo, ineluttabile per la natura e fatale per gli uomini, non c'era asfalto, ma quasi 3 chilometri di abisso, nel Golfo del Leone. Dopo quel condominio di mare sulla testa, immaginatevi di sballottare su e giù, per ore, dalla cantina al 6° piano, non a piedi, attraverso le scale, ma nuotando nella burrasca, con il vento che tocca punte di 77 nodi, ossia 142 km all'ora. Tutto ciò è successo a 9 velisti, in quella che la marineria di tutto il mondo ricorda come la tragedia del Parsifal, meraviglioso cutter di 16 metri in mogano e teak, disegnato da Carlo Sciarrelli e costruito nel cantiere navale Carlini di Rimini. È accaduto il 2 novembre del 1995, quando il Parsifal partecipa alla tappa di trasferimento verso Casablanca della regata Transat des Alizés, partita da Sanremo e con destinazione finale a Guadalupe, nelle Antille. Il vento, il Mistral, che per noi italiani diventa maestrale, si incanala nella valle del Rodano e sferza il famigerato Golf, che i marinai chiamano semplicemente il Leone. Un vento che in quel preciso punto d'Europa, a 65 miglia nord-est, di Minorca, di fronte alle coste spagnole, francesi e italiane, che sembra un anfiteatro, soffia in media a oltre 30 nodi e spesso supera i 50 nodi, con l'ulteriore effetto prodotto da quella fetta imbizzarrita di Mediterraneo, che ribolle e crea un'onda corta che cresce e arriva con facilità a 6 o 7 metri di altezza. Le condizioni intorno alle 21:30 sono di forte burrasca. Il Parsifal, a 30 miglia da Minorca, naviga a una velocità di 10 nodi, con il mare quasi in poppa, con vento intorno a 40 nodi e in una situazione di apparente tranquillità, tanto che si decide di far riposare tutto l'equipaggio. E in coperta rimangono soltanto lo skipper Mattia De Carolis, nel pozzetto, e Carlo Lazzari, al timone. Un tratto però compare a prua un'onda anomala gigantesca e lo straordinario diventa eccezione e dramma. Carlo Lazzari è il primo a vederla. Urla a Mattia De Carolis, guarda davanti, e lui sussurra: siamo morti. Il palazzo di 3 piani si abbatte sulla coperta, sfonda uno sterigio centrale e il gavone di poppa. Spazza via il pozzetto dei vari strumenti e strappa la zattera di salvataggio, fissata la coperta con tiranti d'acciaio ai piedi dell'albero, spezzato anch'esso e finito in acqua in 3 tronconi, portandosi appresso ogni tipo di ricezione e invio di segnali, dai radar al GPS, dai sistemi elettronici fino alle antenne paraboliche per la telefonia, compreso l'EPIAM, il localizzatore d'emergenza che una volta attivato, in modo manuale o automaticamente per immersione o a seguito di urti, segnala in qualsiasi parte del pianeta la sua posizione, che si allontana velocemente dalla barca. L'onda ha anche divelto l'asse e la ruota del timone, strappando Carlo Lazzari dalla lifeline e scaraventandolo in mare. Per la seconda volta pensai di essere morto, dice Carlo Lazzari. E dopo istanti che durarono un'eternità, riafferrai in superficie, vidi la barca a qualche metro di distanza e non so come riuscii a risalire a bordo con l'aiuto di Mattia. Purtroppo non per molto, giusto 5 minuti. Difatti l'equipaggio ha appena il tempo per radunarsi per accimolare 2 taniche vuote e un parabordo, metterli insieme con una scotta e fare una zattera di fortuna. Accorgersi che manca un uomo, Giordano Rau Torres, l'armatore, che nell'impatto con l'onda sbatte la testa contro un'ordinata e si frattura uno zigomo.
Lo trovano svenuto nella cuccetta di Prora. Si riprende appena in tempo per tuffarsi per ultimo, pochi istanti prima che il Parsifal si inabissi. L'acqua misura 17 gradi. Le tabelle di sopravvivenza con questa temperatura dicono che si resiste per 14 ore. Il picco massimo delle onde nelle ore successive resta quello di un palazzo di 3 piani. Ma il dislivello fra la cresta e il fondo dell'onda arriva a 5 o 6 piani. In altre parole, 15 metri di scarto, e il vento nebulizza l'acqua e anche soltanto respirare diventa una vera e propria impresa. I ragazzi del Parsifal si fanno forza uno con l'altro, ma il freddo e l'acqua nei polmoni sono micidiali. La potenza delle onde e il vento li allontana e li riavvicina, in quel ballo disperato sono in 6 a cedere, uno dopo l'altro, durante la notte, illuminata da una luna piena enorme. Poco dopo mezzanotte il primo è Luciano Pedulli, 47 anni. Nonostante il bocca a bocca e il massaggio cardiaco di Carlo, inutili. Nell'ora seguente se ne vanno Francesco Zanaboni, 22 anni, e Giorgio Luzzi, 59 anni. Verso le 3 del mattino capitola Mattia De Carolis, 36 anni. Queste le sue parole sussurrate a Carlo Lazzari. Scusa, ma non ce la faccio più. Di ai miei genitori e alla mia ragazza che li ho tanto amati. Un'ora dopo, ancora un'altra onda gigantesca porta via Ezio Bellotti, 34 anni. E dei 6 compagni dell'equipaggio scomparsi, viene recuperato solo il corpo di Daniele Tosato, 37 anni, andato alla deriva per una decina di ore. A quell'inferno sopravvivono in 3, Carlo Lazzari, Andrea Dal Piazza e Giordano Rau Torres, che vengono ripescati da un elicottero spagnolo il giorno successivo, alle 15.30, dopo 18 ore trascorse in mare, nel mare di novembre al Leone, 4 ore in più di quelle previste dalle tabelle di sopravvivenza massima. Ognuno dimagrito di una decina di chili. Dall'onda anomala tutto è andato storto, continua Carlo, dalla nostra zattera di salvataggio che è volata via, fino alle 2 che ci hanno lanciato da un aereo ricognitore prima di recuperarci con l'elicottero. Una è rimasta chiusa, l'altra capovolta. Risultata quindi inutilizzabile, nonostante i nostri sforzi immani. A salvarci è stato l'EPIRB, però il segnale di soccorso è stato recepito quando eravamo già naufragati da 4 ore. Comunque al Leone avevamo scelto tutti insieme di andarci, calcolando i rischi, accettandoli, e non è che ci vai pensando che se qualcosa va storto poi arrivano i soccorsi. Mi resta il rammarico di non essere riuscito a salvare i miei compagni. Stavo per morire anch'io. Ci ho messo 3 anni per recuperare, dopo quelle 18 ore trascorse in mare. L'equipaggio ha provato ad aiutarsi fino alla fine, commenta Andrea Dal Piazza. Ci siamo resi conto che eravamo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Dal boato dello schianto con quella montagna di acqua sino all'elicottero che ci ha tirato fuori, l'onda più piccola che abbiamo visto era alta 4 metri. Noi ci siamo salvati perché eravamo i più robusti, per una questione di metabolismo, fortuna e destino. Quando arrivarono i soccorsi, io svenni e mi risvegliai soltanto il giorno dopo. I dottori mi dissero che bastava un'altra mezz'ora e poi sarei morto anch'io. A Minorca facemmo una settimana di ospedale e poi con Carlo ne trascorsi un altro paio a Rimini, per la polmonite e l'acqua nei polmoni. E certe immagini di quelle ore mi accompagneranno finché avrò vita. La vita è strana, aggiunge Giordano Rau Torres. Mi diedi alla vela per combattere lo stress lavorativo e me ne innamorai talmente tanto da diventare l'armatore del Parsifal, che feci costruire con i risparmi di una vita, per navigare fino ai Caraibi e poi alle Figi. Mentre l'idea di partecipare alla Transat des Alizés fu di Daniele Tosato, dopo che vinse il giro del mondo per barche da crociera. E all'ospedale spagnolo dove ci ricoverarono mi misurarono 34 gradi di temperatura corporea e 7,14 di pH. In pratica ero morto. Da quella volta, tutte le sere che contemplo un orizzonte e un tramonto, avrei voglia di navigare verso la Spagna, inseguendo il sole che scompare là in fondo. Giordano prende una pausa e aggiunge: ma per rispetto al sacrificio dei 6 cari amici del Parsifal che hanno perso la vita nel Leone, non sono più andato in mare con una barca a vela.